se qualcuno facesse un brindisi in questa felice occasione. Oh, sì, certo. Marion e io non abbiamo scalato il Monte Everest. Oppure scritto la storia americana. E vi assicuro che un uomo e una donna non possono volere di più. Grazie a voi tutti di aver fatto parte della nostra famiglia. Happy days. Era un uomo valoroso, coraggioso, è morto per la patria. Buttatemelo di fuori adesso, per favore, grazie. Allora, ragazzi, voglio sapere da voi, come si chiama l'isola dove si allena Betty? Haiti, Cuba o Bahamas? Allora, Emanuele. Haiti. Giancarlo. Cuba. Francesco. Cuba. E la risposta esatta è Cuba, Cuba. Per cui Emanuele rimane a 70 punti, mentre Giancarlo e Francesco vanno a 80, a 80. E allora... Una mania di guarnizioni. Senti, ma secondo te che cosa intendeva dire Renzo Arbore con meglio avere poche migliaia di persone che ti amano? Che hai? Piuttosto che aspetta che sto entrando un attimo... Milioni di persone che ti tolle. Vabbè. Oddio, aspetta, ma che è? Una marzullata questa? Perché mo sta cosa? A quest'ora? Ma che ora è? Chi la fa, ragazzi? Dopo un pomeriggio come abbiamo passato che devo rispondere a sta cosa. È meglio 50.000 persone. È meglio avere poche migliaia di persone. Ma perché? È meglio che se la cantiamo e se la suoniamo, cioè famo tutto da soli. O ci donano, o ci sopportano, o ci vogliono. Una civiltà che non sorride è una civiltà infelice. E io trovo che ridere, proprio ridere, è una cura, è parte della guarigione. E infatti, non a caso, un'altra delle terapie che ho scoperto in India è la terapia del sorriso, no? Del ridere. Ci sto sbagliando! La mattina, in un parco vicino a casa, una delle prime cose che notai, a parte gli uomini che davano da mangiare alle formiche, c'era questo gruppo, dopo aver fatto un po' di yoga, a un certo ordine, alzavano la mano e e quale modo migliore per cominciare una giornata che magari finisce in un ufficio ad aria condizionata. Per cui il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo, con una gran risata.